Allora, oggi volevo dirvi due o tre cose. E non sarà un video come di solito ho sempre fatto, non vi farò vedere prodotti e neanche un trucco. Oggi mi sono truccata proprio, anzi, molto al volo, c'ho una coda, sono molto easy. Ma mi è venuta in mente una cosa e allora la volevo farvi una proposta. Proposta indecente. Allora, io innanzitutto volevo veramente ringraziarvi per tutte le nuove iscritte e i nuovi iscritti che aumentano e sono contenta, aumentano sempre di più. Io mi diverto facendo i video perché comunque mi diverto un casino e quindi insomma io mi diverto perché con voi posso scambiare consigli, vedo anche nei commenti che commentate, sono contenta. A volte alcuni commenti mi sono andati negli spam e non riuscivo a provarli, però li leggo tutti e cerco di rispondere a tutti. E detto questo, ieri sera mentre ero a letto, ero lì che pensavo, pensavo e ripensavo. E mi è venuta in mente una cosa. Tu che mi stai guardando. Allora, per tutte le patite di make-up come me, faccio una proposta. Siccome io, diciamo, io ho fatto, mi giustifico un secondo e poi vi dico la mia proposta. Io ho fatto la scuola di trucco a Milano, la BCM, e l'ho fatta 5-6 anni fa. E da lì mi sono innamorata pazzamente e furiosamente ancora di più del make-up e anche grazie comunque al mio lavoro perché ho lavorato in varie profumerie e prima ancora facevo comunque sia la hostess, sia la beauty, sia appunto la truccatrice per diversi marchi. Quindi ho avuto l'opportunità di provare tante cose, di comprare anche tante cose. E di quindi nel tempo accumulare parecchi prodotti. E per questo motivo, io ogni tanto faccio il mio decluttering personale che ho sempre fatto, ora va molto di moda, vedo su YouTube e mi piace anche tanto sbirciare. E io lo chiamo il mio inventario. E quindi ogni tanto guardo i miei trucchi, li metto a posto, quelli che penso che ormai sono deceduti, li butto via, ma ce ne sono tanti altri che regalo. E quindi regalo ad amiche, alla mamma, alla zia, alla nonna e cugine. E quindi regalo appunto i trucchi. E io volevo farvi una proposta. Se anche voi come me, quindi avete parecchi trucchi e volete magari, sì, le regalate anche voi, però volete fare una cosa carina, mi sembrava carino dal mio canto magari scambiarci dei prodotti che magari non utilizziamo più. Ora non dico quasi finiti o scaduti, per carità, però quei prodotti che magari per un motivo o per un altro non utilizziamo o che magari a noi ci sono piaciuti poco, no? E voglio fare questa proposta. Se vi va, scrivetemi nei commenti e poi magari ci possiamo sentire in privato, di fare uno scambio, un baratto di prodotti make-up. E io siccome ce n'ho un pochini e li ho fatti vedere, li faccio vedere alle mie amiche, però mi sembrava carino anche a questo punto, ecco, dirlo anche a voi perché anche voi siete arrivati nella mia vita e quindi anche voi siete, diciamo, in un certo senso dei miei amici e delle mie amiche. E quindi ho detto perché no? Sentiamo e vediamo chi è che potrebbe, non so. Credo potrebbe essere una bella idea che potrebbe accettare questa proposta. Ovviamente, sarebbe, diciamo, la perfezione sarebbe vedersi e scambiarseli, ma niente vieta magari di fare anche una spedizione, ecco, cioè per quanto mi riguarda, anche se facciamo uno scambio di prodotti, io mi faccio la mia spedizione a mio carico e l'altra persona fa la spedizione a suo carico e siamo pari e ci scambiamo i prodotti. Boh, mi sembrava carino, quindi ho detto facciamo un video e facciamo questa proposta indecente. E poi niente, volevo dirvi anche
mi si è staccata anche la telecamera. Comunque, spero di aver detto tutto. E allora, facciamo così. Voi mi scrivete sotto nei commenti chi è che aderisce a questo proposta indecente, chiamerò questo video, proposta indecente make-up. Io sono molto curiosa e mi piacerebbe che fosse comunque un pacchetto sorpresa, così che, non lo so, per rendere la cosa ancora più carina. E se vi è piaciuta come idea, scrivetemelo e facciamo questo scambio. Un bacione, bellezze, buona serata e alla prossima. Ciao!